Wayne McGregor fin dall'inizio ci ha raccontato veramente non la contemporaneità, ma anche quello che si sta, come dire, seminando per il futuro. Parte dal corpo, parte dalla chimica del corpo, quest'anno addirittura parte dagli stati d'animo e dai passaggi chimici che nel nostro corpo, nel nostro cervello, producono i movimenti o viceversa, i movimenti producono questi flussi chimici. Io penso che si tratta semplicemente o complicatamente parlare di energia. Penso che voi mancasse e l'idea, la scelta di Simon Forti è la massima esaltazione di questa ricerca, che non è solo coreografica, è proprio l'arte pura in generale. In questo senso. Le arti performative, le arti dal vivo, mettono il soggetto stesso, cioè la persona, il regista, il coreografo, il danzatore, l'attore, in contatto con gli altri, in una sinergia molto più forte. E se questa sinergia esprime i sentimenti della contemporaneità anche in termini emotivi, beh, il risultato credo sia un dialogo diretto con chi sta sul palcoscenico e chi invece sta giù. Quello che fa quest'anno McGregor è proprio questo, cioè scambiare questi flussi chimici che rompono ogni separazione fra chi sta su un palcoscenico in mezzo alla gente e chi invece lo guarda. E c'è un coinvolgimento emotivo molto molto forte.